E adesso ci avviamo verso un momento importante, un momento di testimonianza, e per fare questo vorrei sul palco con me Sara Cerasoli e Alberto Giusti. Prendo il microfono e senza dire troppe parole lascio direttamente a voi l'opportunità di raccontare a tutti la vostra esperienza. Partiamo. La cavalleria impone prima le signore. Buonasera a tutti. Allora, oggi è una giornata organizzata dall'AGBALT, che è appunto un'associazione che si occupa di prendersi cura delle famiglie quando hanno bisogno, perché si trovano nella situazione in cui un membro della famiglia sta male, sta affrontando una battaglia difficile. Io sono una di quelle che quella battaglia l'ha combattuta. L'AGBALT l'ho vista nascere. Tiziana è stata una delle mie infermiere, quindi è un mondo che conosco bene. È incredibile il lavoro che hanno fatto fino adesso. Noi siamo qui oggi insieme all'AGBALT anche come ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo. Io ho avuto una leucemia da piccola, avevo 4 anni, che è stata curata in più con la chemioterapia, con le radioterapie e infine con un trapianto di midollo osseo da un donatore che conoscevo, perché è stato mio fratello. Però ci sono purtroppo delle casi in cui il donatore non è facile trovarlo in famiglia, averlo a disposizione, ma si deve andare a cercarlo fuori. Devo molto a mio fratello, che è stato donatore, e tutte le persone che sono trovate nella mia situazione e che ci sono trovate adesso devono fare affidamento su un qualcuno che possa mettere a disposizione la sua, non a discapito della sua, dia una parte di sé, una parte del suo sangue per salvare la vita a qualcuno, per dargli una chance. Alberto è stato una di quelle persone, quindi io sono un donatore, lui è un donatore, io sono stato un ricevente e lui vi racconterà la sua di esperienza. Pronto? Che dire? Io sono quel qualcuno che ha dato la speranza, come a lei, non so a chi, perché io sulla donazione che ho fatto non ho saputo a chi ha donato. Non ho voluto sapere nemmeno come era andata, forse perché non ero pronta a ricevere una risposta negativa dopo il gesto che avevo fatto. Solo dopo 2 anni ho dovuto fare la linfocinesi per i linfociti bianchi, quindi ho saputo dopo 2 anni era sempre vivo, insomma, quindi vuol dire che il gesto che avevo fatto a qualcosa era avvalso. Poi per dire, il gesto è un gesto istintivo, io l'ho fatto nel lontano 2004, me la so sentita di segnarmi qualche anno prima, ma hanno cercato e sono arrivato quindi poi dopo una scelta di tante persone, perché dopo tutto c'è un bel filtro di persone che vanno dopo 5 analisi del sangue praticamente. E la cosa che è stata, fra virgolette, diciamo, emozionante ma al suo tempo triste, è stata vivere 3 giorni nel reparto con i malati, non a stretto contatto malati, ma nella stanza dove i malati vivono la loro vita praticamente separati dal mondo praticamente. Quindi lì ho capito il gesto che può fare una persona nei confronti di un'altra. Poi sono emozionato, non so più cosa dire. Non so cosa dire, quindi solo che è un piccolo, cioè è un gesto che ti lascia qualcosa dentro, ti dà qualcosa e un po' di mal di dopo te lo lascia, però insomma una settimana di mal di ci può star via. Va bene? Grazie. Ringraziamo ancora, un bel applauso ad Alberto e Sara. Vi ringrazio appunto per la vostra testimonianza e adesso noi andiamo avanti.